Buongiorno ragazzi, Movie Maker per voi. Il 13 marzo Netflix ha rilasciato sulla sua piattaforma Triple Frontier. Io sono subito rimasto incuriosito sia dal trailer che dalle locandine, anche dal cast. Il film di J.C. Chandor praticamente ci racconta la storia di questi ex membri delle forze speciali statunitensi che si organizzano per derubare un narcotrafficante. No, un famoso narcotrafficante, loro con la loro esperienza di tattica e di come squadra di forze speciali decidono di fare questa sortita, diciamo, questa sortita per derubare questo boss. Il cast è fantastico perché c'è Ben Affleck, Oscar Isaac, il nostro caro Pottermore di Star Wars, Charlie Hunnam e poi c'è Gareth Hedlund e Pedro Pascal, cioè cinque attori che sono, diciamo, l'anima del film, sono gli unici attori del film, a parte qualche altro secondario, un cast stellare. E infatti sul discorso di recitazione non si può dire niente, veramente fantastico, veramente bella atmosfera. Non mi sono piaciute molto le musiche le ho trovate, insomma, sono quasi sempre di sottofondo, trovate quasi superflue, niente di speciale. E il film comunque ha una storia abbastanza semplice, loro partono, prima c'è tutta la varia fase dell'ingaggio, poi che loro partono, vanno a fare questa missione avrà delle conseguenze inaspettate che metterà, come c'è scritto anche nella descrizione del film, a dura prova il rapporto tra di loro e anche la riuscita della missione. Poi ciò che loro fanno, da una parte sul discorso che rubano un narcotrafficante sono cose positive, dall'altra parte il discorso, questa ingordigia, abbiamo rappresentato il fatto del voler troppo, cosa possa portare, e niente. Comunque, se volete vedere un film, diciamo, d'azione, stile narco, però più importato alla missione come tipo Forte Special Force, non è proprio un classico film di guerra, ci può stare, non è un capolavoro, intrattiene, dura 2 ore e 5 minuti, recitato veramente bene, gli effetti visivi che ci sono rendono, nel senso ci stanno, però l'anima del film sono ovviamente le 5 performance dei nostri attori. Niente, posso anche consigliarvelo, però con qualche riserva, niente. Per essere su Netflix, un gran film. Non so se al cinema avrebbe potuto avere lo stesso impatto, perché sotto alcuni aspetti sembra che gli manchi qualcosa o sembra troppo semplice sotto certe cose che succedono. Comunque, lasciate i commenti qua in descrizione, vi lascio il trailer. E se volete venire a trovare su Movie Maker di Instagram, sono sempre disponibile. Alla prossima, ragazzi, al prossimo film.